E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi parliamo di un film che non so bene da dove venga, ma sicuramente non credo che sia uno dei grandi del cinema, quindi non penso sia fatto né in Perché parla esattamente di questo, della rivoluzione estone che c'è stata tra la prima e la seconda guerra mondiale, e anche un pezzo della prima guerra mondiale proprio. Perché parla di questo ragazzo estone che con il padre se ne sta per cazzi suoi, arrivano i tedeschi al limite nella prima guerra mondiale, che ci sono un po' arrivati, stavano vincendo un po'. E praticamente ammazzano la madre. Il padre e lui quindi si incazzano e si vanno ad arruolare perché vogliono vendicare anche la madre. Il padre era un ex, era un po' vecchiotto, cioè avrà avuto 60 anni, però era ancora bello cazzuto, quindi dice no, beh, allora ritorno a fare il militare, tanto lui l'aveva già fatto, mentre lui era un ragazzitto e a dir la verità anche il fratello più grande. Però lui si era già arruolato, da quel che mi ricordo. E niente, praticamente fa vedere come un ragazzo si affronta alle prime uccisioni. È bello perché è fatto bene, cioè tu vedi proprio come un uomo dell'epoca passa da essere un innocente a un uomo sopravvissuto. Che comunque ha fatto cose brutte anche, però è ancora lì per quello, e molto 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 carino. Poi si evolve la cosa, lui piano piano vede morire praticamente quasi tutti i suoi amici e familiari, fino a che non arriva anche la rivoluzione comunista, perché comunque arriva nel 17, scoppia, e piano piano lui poi diventa anche un comunista. Però nel momento in cui gli dicono di ammazzare un suo amico estone, perché i comunisti non volevano che l'Estonia si proclamasse indipendente, lui non lo fa, quindi tradisce comunque i comunisti e cerca di liberare comunque la sua patria. Questo comunque è molto molto carino, semplice ma carino. Io lo consiglio perché è un film di guerra un po' diverso dal solito, non parla delle solite cose. Cioè, perché noi siamo sempre abituati a vedere la seconda guerra mondiale, qualche volta prima, basta, però ci sono anche altre cose. Questa secondo me è una storia che vale la pena di essere raccontata, quindi come trama gli do un 7. Poi, personaggi, c'è il padre che è un figo assurdo perché è un vecchio baffone con il cecchino che praticamente ammazza tipo, non lo so, mezzo esercito tedesco col cecchino. E lui è bellissimo perché appunto parte, come ho detto, da essere un coglioncello ad essere un uomo sopravvissuto. Il fratello più grande pure è abbastanza figo, perché comunque anche lui è un po' più sveglio, il fratello più grande, diciamo che ci arriva prima a quello che deve fare, infatti gli danno anche un grado più alto. Poi c'è anche un suo amico che è un tizio molto molto ambiguo, però estone come lui, quindi che comunque penso sia anche molto più grande, ci avrà avuto tipo una trentina, quarantina d'anni, mentre lui ce n'ha una ventina, forse pure meno, e con il quale comunque condivide quasi tutta la vita, con questo amico che è un burbero della Madonna, che si lamenta sempre e tutto il resto. Però comunque ognuno ha il suo obiettivo, cioè per me ci sta, cioè comunque i personaggi sono fatti bene per quello che serve, ti dà l'idea di vari personaggi, varie personalità che ci potevano essere all'epoca, di come affrontavano la guerra. E la cosa molto bella è anche vedere come stavano nella merda, assolutamente sì, come si mangiavano una scatoletta di tonno a settimana, una cosa del genere. E che dire, personaggi sei, quello che serve. Poi arriviamo all'obiettivo. L'obiettivo, sono estremamente felice di dare un voto alto all'obiettivo, perché gli darò almeno un 9,
in quanto hanno portato un film che appunto è di un paese est europeo, quindi poteva non essere cagato da nessuno, con una qualità abbastanza alta per essere comunque di quei posti, diciamo. E soprattutto che racconta una storia che può essere fruita da tutti quanti, e quindi è molto molto bella, perché molte volte noi vediamo la propaganda, soprattutto nei film di guerra, di chi la fa. Se ti vedi 600 eroi, i cinesi dipingono questi 600 eroi come Gesù Cristo sceso in terra, che ha distrutto tutto l'impero giapponese con una granata. Se ti vedi un film giapponese, vedi come i giapponesi all'epoca avevano sfondato il culo a tutti. Se ti vedi un film americano, sembra che, non lo so, i carri armati loro sono i più belli della Madonna, i più fighi, eh? Se ti vedi un film inglese, stessa cosa. Se ti vedi un film russo, viva il comunismo. Se ti vedi un film tedesco, andiamo avanti. Secondo me, appunto, il voto finale di questo film è assolutamente un 7, 7 e mezzo. Sì, assolutamente, 7 e mezzo ci sta, ve lo consiglio se volete guardare un film di guerra un po' diverso dal solito. E ci vediamo al prossimo video, che sarà il doppiaggio di The Rifleman.